Fabio Grossole, allarme rosso, allarme rosso. Ma che ha fatto il Verona stasera con il Cosenza? Na, 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 na. Allarme rosso, Fabio Grosso, allarme rosso, Fabio Grosso, allarme rosso. Fabio Grosso, allarme, allarme rosso. Buonasera a tutti, raga, bentornati qui sul mio canale. Questa sera si è giocata l'ultima partita della seconda giornata di Serie B. Il Verona è riuscito nell'impresa di pareggiare con il Cosenza, nonostante stesse vincendo 2-0. Il patatrac è successo fra l'81esimo e l'85esimo con i gol, ragazzi, non ce lo scordiamo, di Sheudone all'81esimo con un colpo di testa che l'ha insaccata lì sul palo alla destra del portiere del Verona, e poi un bellissimo gol di Riccardo Idda che la butta dentro dopo un calcio d'angolo, un rinvio della difesa sbilenca del Verona, che fa il 2-2. E io me le so gufate in diretta, c'è il video in live, andatevelo a vedere fra i miei video, c'è il video prima di questo. Abbiamo fatto 45 minuti di live nel secondo tempo, mi sono detto il Verona sta vincendo 1-0, secondo tempo devo guardarmelo bene anch'io, così magari il Cosenza pareggia. Oh, Ma tu guarda un po'. Fabio Grosso, allarme rosso. Come mi dispiace, raga, per questo Verona che deve andare in Serie A, soprattutto per tutti questi tifosi del Verona che noi abbiamo vinto lo scudetto. Ma che cazzo di scudetto avete vinto? Uno. La capitata quell'anno che è capitato, le televisioni si vedeva ancora in bianco e nero, i pali erano ancora quadrati, lo pallone era ancora quelli on the bench, bianco e nero. Ma basta pavoneggiarvi di uno scudetto, parliamo di 30 anni fa, basta, cioè non è che va capitato, vabbè, avete vinto lo scudetto e mo' sempre in Serie B state insieme a noi e sempre dietro la nostra leggera targa P e 3 punti dietro. Che volete? Non venite a rompere le scatole qui sul mio canale a fare i commenti terroni e quant'altro. I vostri commenti sono ridicoli. E come fa? Ognuno c'è il suo, così, ognuno c'è il suo cavallo di battaglia. Allora, per esempio, Donato Inglese, che voi sicuramente conoscete, il mio collega youtuber dell'Inter, c'ha quella sua battaglia contro i carti. Non può vedere i cardi all'Inter. Beh, io dico la mia battaglia Luverona, io in bozza di Luverona. Io quando vedo giallo-blu Luverona, a me mi brrr i brividi. E quindi la stessa cosa. Quindi calmi. State sempre dietro di noi, state sempre in Serie B, nonostante il vostro scudettino di 30 anni fa. Quindi che volete, mo? Avete pareggiato 2-2 col Cosenza, col Cosenza. Riccardo Idda, quindi va bene, raga. Dopo questo sfotto agli amici di Verona, che sempre di sfotto si parla, calcisticamente parlando, torniamo seri. Che cosa ci ha detto questa sera l'ultimo risultato della giornata? Ci ha detto che nonostante il pareggio di Livorno, raga, siamo riusciti a guadagnare un punticino sul Palermo, rimaniamo
a 2 punti dal Brescia, che rimane secondo, e siamo stati agganciati, ahimè, dal Lecce in terza posizione. Il Verona rimane distante 3 punti al quinto posto, il Benevento è a 30 punti, quindi a 4 punti da noi, ma ha giocato una partita in meno perché riposava, e il Cittadella, con la vittoria, ha agguantato il Benevento al 7° posto a 30 punti. Sale all'8° posto il Perugia, che scavalca lo Spezia, Perugia a 29 punti, e lo Spezia, che riesce a pareggiare a Brescia con un pirotecnico 4-4, scende al 9° posto. Quindi questa è la graduatoria dei playoff. Che cosa ci dice questa partita? Ci dice che, come vado dicendo da più tempo, il campionato è livellato. Non so se è livellato in basso perché le squadre di bassa classifica si sono rinforzate, oppure hanno incominciato anche a ingranare un po' di più, a conoscere la categoria. Però veramente tutte le partite non sono mai scritte, ogni pronostico è superfluo farlo, perché tutto può accadere. Come vediamo, il Palermo perde in casa con la Salernitana, poi va a perdere con la Cremonese, il Pescara che pareggia con la Cremonese e pareggia stentando al Livorno, che era ultimo in classifica, il Cosenza che dà del filo da torcere al Verona, ma il Cosenza è da un bel po' di tempo che si è ripreso, e qui devo fare i complimenti a Braglia, al quale io non davo manco un centesimo, e invece sta facendo un ottimo lavoro anche a Cosenza. Il Lecce sta consolidandosi nelle parti alte della classifica, il Cittadella continua a essere la squadra che sempre conosciamo, il Perugia è un po' una squadra scostante, questa di Nesta potrebbe fare qualcosina in più, invece è sempre lì nel limbo fra riuscire ad arrivare ai playoff e rimanere a metà classifica al pari di Spezia e Salernitana. La Cremonese sta facendo una bella risalita, raga, assolutamente, così come il Venezia. L'Ascoli è lì, 25 punti in metà classifica e a, guarda, a 4 punti dai playoff, quindi tutto può succedere. Come vedete, il Cosenza a 21 punti con il pareggio ha staccato il Foggia di 3 punti, che rimane in 15ª posizione a 18, poi troviamo il Crotone a 17 insieme al Carpi, Livorno 16 e Padova 15. Raga, qua sotto ci stanno 5 squadre veramente che si stanno giocando la salvezza e i playout, perché ci sono 5 squadre in 3 punti: Foggia, Crotone, Carpi, Padova e Livorno. Quindi il campionato è, come ho detto sempre, un'incognita. Poche squadre stanno veramente arrancando. Queste le ultime 5, Foggia, però non scordiamoci che Foggia comunque ha meno 6, quindi in realtà è come se avesse 24 punti, però anche con questi punti non è che il Foggia sta facendo quel campionato che io avevo predetto all'inizio, perché all'inizio ho sempre pensato che il Foggia, nonostante la penalità, potesse arrivare fra le prime 8, perché era squadra veramente forte, dei nomi veramente forti. Però, come si dice, non tutte le ciambelle escono con il buco. Quest'anno il Foggia una stagione forse è nata male, quindi io spero che non finisca peggio, perché poi mi spiacerebbe se piazze come il Foggia dovessero tornare di nuovo in Serie C. Io spero di no. Raga, comunque, quello che posso dire è che il Palermo, non lo so, è ripartito con 2 sconfitte. Il Brescia è veramente uno stantuffo, però subisce tanti gol. È vero che la squadra che ha fatto più gol, 41, però ne subisce anche tanti, ne ha subiti 28. E per una squadra di alta classifica che vuole ambire alle parti alte, subire 28 gol, c'è qualcosa che non va. Se veniamo il Palermo è la squadra che ne ha subite di meno, 17, dietro il Palermo c'è il Cittadella che subisce veramente pochi gol, 18, però pure il Cittadella stenta nel farli, ne ha fatti soltanto 23. Il nostro Pescara ne ha fatti 29 di gol, per esempio, però ne ha subiti 23, possiamo ritenerci anche fortunati, se pensiamo che ne abbiamo presi 3 con il Verona, abbiamo subito qualche sberla ogni tanto, quindi va bene così. Un'altra squadra che segna come il Pescara, vedete, il Verona ne ha fatti 31 e ne ha subiti 24, quindi bisogna sempre centellinare, limare le differenze fra i gol fatti e la difesa, fra l'attacco e la difesa. Il segreto è quello lì, prendere meno gol possibile e farne di più.
Io penso che questo campionato vedrà Palermo, Brescia, Lecce, Pescara, Verona e Benevento battagliare per la promozione diretta, sicuramente. Il resto delle squadre se le gioca per una griglia playoff, la parte bassa della classifica è quella che vi ho detto prima, Cosenza, Foggia, Crotone, Livorno, Carpi. Sono queste le squadre che lotteranno per la salvezza e per la promozione. L'imprevedibilità è il fattore più bello di quest'anno, perché mentre gli altri anni comunque alla fine ci sono delle partite che uno dava per scontato, sai, quando incontra una squadra di alta classifica o una di bassa. Eppure qui vediamo quest'anno che anche le squadre di bassa classifica danno del filo veramente da torcere alle squadre che sono in lotta per la promozione. Raga, sono passate 20 giornate e dopo 20 giornate comunque la classifica è corta, cioè dalla decima alla prima ci sono soltanto 10 punti, cioè dalla Salernitana che ce n'ha 27 al Palermo 37, e 10 punti in 20 giornate non è che, diciamo che mezzo punto a partito. Noi parliamo di un distacco così enorme. Se pensiamo che in Serie A la Juventus c'ha quasi 10 punti di distacco dalla seconda, la prima alla seconda solo, quindi vi fa capire che questo campionato veramente è tutto da combattere, è tutto da vedere ed è tutto ancora da giocare. Io spero che la settimana prossima c'è il big match Pescara-Brescia domenica alle ore 21 allo Stadio Adriatico, sia una partita bella e soprattutto che vinca il migliore. Non lo so chi è il migliore, però spero che sia veramente una bella partita, che non sia condizionata dagli arbitri e che le due squadre diano uno spettacolo degno della posizione che rispecchiano in classifica. Bene, raga, io adesso vi do la buonanotte, mi raccomando, pollice in su se il video vi piace come sempre, commentate qui sotto, fatemi sapere cosa pensate di questa Serie B, condividete il video il più possibile e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi qui sotto al mio canale, c'è il pulsante iscriviti, se ancora non l'hai fatto ti registri, attivi la campanella, così quando faccio nuovi video ti arrivano le notifiche sul cellulare, sul computer, ovunque tu mi veda. Buona Serie B a tutti e sempre forza!